Allora, niente, intanto ringrazio le compagne e compagni che hanno preso parola prima di me. Provo a dire alcune cose anche frutto della discussione collettiva che abbiamo avuto nei nostri spazi negli ultimi mesi. Tanto comincio dal 29 di febbraio, una settimana prima del lockdown, quindi proprio a ridosso dall'inizio anche della crisi sanitaria che adesso è in atto ed è una data nella quale noi varchiamo il cancello di Fusina, una delle più grandi centrali a carbone d'Europa. Quindi mentre il mondo rallentava, mentre il mondo si apprestava a chiudere, sentivamo il bisogno di prendere parola, di prendere parola in un anno nel quale si sono dati anche importanti dati di rottura sulla questione climatica ed ecologica. Questa non è proprio una cosa che ci siamo inventati oppure che è capitata per caso, lo ricordo per molte compagne e compagni che sono anche adesso in ascolto, che nel 2009 andammo con i nostri corpi a farci arrestare a Copenaghen alla vertice, a una delle prime COP sul clima, per cui è nel nostro DNA la questione ambientale ecologica, è qualcosa che ha permeato la nostra discussione collettiva degli ultimi decenni. Però l'anno che abbiamo vissuto è stato un anno particolare, fatto per esempio come dire, di quell'elemento enorme per noi all'epoca dell'8 dicembre a Padova, nel quale lanciamo una prima Climate March con i comitati ambientali del Veneto, come centri sociali, e ci troviamo 8-10.000 persone in piazza. Quel dato è un dato di assoluta rottura con una fase di movimento nel quale fino a qualche mese prima c'era il problema di riempire le piazze. Allora, questa cosa, unitamente ovviamente alla capacità moltitudinaria di Fridays for Future di portare centinaia di migliaia di giovanissime e giovanissimi nelle piazze italiane, ci porta poi alla costruzione del Climate Camp a Venezia, dove abbiamo costruito questo cross-point importante tra esperienti di tutta Europa e dal quale poi siamo andati anche a prenderci red carpet in quella, come dire, gioiosa e determinata giornata di azione collettiva. Quindi questo per dire che quando andiamo a fare la cosa di Fusina, cioè andiamo a prenderci la centrale, una delle centrali a carbone più grandi d'Europa, lo facciamo mettendo a 50 metri di altezza tra la centrale dove viene disperso il carbone e tra la camera di combustione, mettendoci questo striscione che ha scritto siamo l'antidoto al capitalismo. Questo per dire che comprendevamo, anche se le tinte della crisi sanitaria erano solo all'inizio, anche se, come dire, non c'era una capacità di lettura di un quadro completo, che questa cosa del virus si inseriva immediatamente nello stesso rapporto di causa e effetto che si è dato, per esempio, sul tifone di vento dell'altopiano l'anno scorso sulla regione Venezia, cioè in qualche maniera leggevamo appieno che la pandemia in corso, nel suo divenire crisi sanitaria, era un effetto di quel regime ecologico che noi chiamiamo capitalismo, nel suo carattere estrattivo e predatorio nei confronti della natura. E questa non è una circostanza inspiegabile, no? L'accelerazione tragica di questa crisi che trasforma e minaccia il pianeta, che sta dentro quel concetto di sviluppo e di crescita infinita. E questo è un fatto drammatico, lo hanno detto anche in molti interventi prima di me, in termini di sofferenza, di morti, dentro questa crisi della pandemia del coronavirus, ovviamente. Ma questa cosa che produce in qualche maniera una battuta d'arresto al capitalismo globale non determina la fine, cioè attenzione alle letture, no? I media mainstream ci stanno sottoponendo come se da questa cosa immediatamente si assumesse una dinamica di lettura ecologica che ci porta al cambiamento di paradigma. No, no, la macchina si appresta a ripartire nel tempo della sospensione che volge al termine, in una direzione che è quella della distruzione della biosfera. E quindi oggi quello che noi vogliamo anche portare come discussione, come contributo all'analisi che stiamo facendo, è come assumiamo il compito di imporre un cambio radicale di direzione. Cioè, il perché dobbiamo imporre questo cambio, oggi lo abbiamo viscerato, lo leggiamo, come dire, nitidamente. Quello che vogliamo portare dai territori del Nord-Est, quindi da anche dei territori che sono stati
in questi ultimi anni martoriati dalla crisi ecologica, pensiamo alla nostra provincia, quella di Vicenza, dove centinaia di migliaia di persone sono avvelenate dai PFAS che hanno bevuto nell'acqua potabile degli acquedotti a causa di una ditta di criminali chiamata Miteni, che sta dentro il regime di predazione della natura, ecco, no? Allora, questo regime predatorio ci consegna morte, distruzione, eccetera, eccetera. E allora, se per il coronavirus c'è un lockdown che potrebbe servire, qualcuno ci deve spiegare cosa succederà quando la furia degli elementi si abbatterà nuovamente sui nostri territori, no? Allora, se per i capitalisti ritorna alla normalità è un mantra, noi dobbiamo contrapporre una nuova narrazione, noi la chiamiamo la narrazione della rivoluzione, e questo ci impone anche un cambiamento radicale di alcune categorie che siamo abituati ad abitare. Faccio un esempio, il rapporto uomo-natura-animali. È evidente che questo virus rappresenta, come tanti altri virus che abbiamo visto negli ultimi anni, un salto di specie determinato dall'abbattimento delle foreste, ma parla del rapporto sbagliato che c'è tra uomo, tra umano, natura, animali, specie. Questa è una discussione che dovremmo aprire anche negli ambiti di movimento. Come per esempio dobbiamo anche abituarci a dire che noi siamo sempre stati un po', no, così, decrescita, ci sembra una cosa un po' da frichettoni. Ma noi dobbiamo contrapporre alla crescita e allo sviluppo anche un concetto di decrescita un po' meno felice di quello che è adesso. Dobbiamo abituarci che se vogliamo salvare il pianeta dovranno cambiare anche tutta una serie di cose alle quali siamo abituati. Dobbiamo aprire questo tipo di dibattito. Taglio con l'accento perché ho visto che sto finendo il tempo. Quello che voglio dirvi è che noi dobbiamo aprire una discussione su come questa cosa della rivoluzione si dà. Ne parliamo di occupazioni delle centrali a carbone. La cosa difficile ci ha determinato, ci ha mostrato che quando tu ti metti i corpi, quando tu metti le persone sopra alla centrale di combustione di una centrale a carbone, devono spegnere. Non ci sono santi e madonne che tengono, la devono chiudere quella cosa là. E tu hai ottenuto il risultato, tu hai determinato il blocco di una delle grandi produzioni. Lo determini per ore, ma questo è un elemento che dobbiamo mettere. Cioè noi quello che dobbiamo fare, poi veramente chiudo, e dobbiamo confrontarci nel prossimo periodo, e l'appuntamento del Climate Camp, che probabilmente passerà anche attraverso la forzatura di alcuni meccanismi, è che quando parliamo di scontro, di rivoluzione, non è un pranzo di gala, è la costruzione del rapporto di forza, lo dobbiamo costruire perché abbiamo il mandato dell'umanità, delle specie animali, e rappresentiamo non un interesse particolare o corporativo, ma abbiamo tutto il diritto di farlo, di violare le norme, di violare la legalità, di metterci su un terreno di scontro, perché tra apocalisse e rivoluzione scegliamo il campo della rivoluzione. Ok, grazie, grazie Francesco. Allora, ora è il turno di Nina della campagna di Shell Must Fall. Come vi anticipavo già prima, Nina farà un intervento in inglese, e è un intervento che in questo momento, come anche gli altri contributi che ci vengono dall'Europa, ci serve anche per comprendere e condividere e collettivizzare con loro qual è la loro visione in questa fase della domanda che ci ponevamo all'inizio, quindi di come alcuni movimenti climatici, anche europei, oggi stanno riadeguando il loro discorso, la loro narrazione, il loro immaginario all'interno ed oltre la pandemia. So, Nina, it's your turn. Just switch on the webcam and the microphone, and then you've got 5 minutes to talk. Okay, I hear you, so I'm leaving you. You can find the time here. Okay, thank you. Okay, well, hello to all of you from Amsterdam. So I'm Nina from Shell Must Fall. And to begin with, I want to send you lots of solidarity from a northern country. It's an absolute shame how the Dutch state has been refusing to provide any type of aid to the southern countries. And we're taking all of this within our messaging that we should be united with other nations as well. And to me, it doesn't come as any surprise that the Dutch state sees itself as so superior in comparison to, for example, the Italian state, as it hasn't been taking any of the warnings really serious, and from the beginning on has been referring to its own measures as intelligent in comparison
to the measures by other states, while it has actually been also 10 years of more than 10 years of austerity measures on healthcare systems. And in our country, we actually just ask old people to die instead of providing them aid in the hospitals. But the pandemic also puts a big cross through all our planned actions we had with Shelma's Fall. But this doesn't mean at all that we end our struggle for climate justice or our struggle against Shell, as Shell remains one of the biggest polluters and multinational powers we see worldwide, with its roots in colonialism, and it's deeply intertwined with the Dutch state and Dutch culture and Dutch life. But what we've also been seeing is that the current pandemic really stretches the limits of what is possible politically. For example, we've seen lots of demands by supermarket workers to increase their wages. And for us as climate justice activists, I think this is really good, as we need people to demand justice and to rise up. And also the oil crisis, which has also deeply affected Shell, makes the oil industry as fragile as ever, and makes it even more important for us to organize and fight against these multinationals. But how to exactly do this is also difficult for us, as we cannot meet each other, as we cannot organize any type of mass actions as we had planned, and really have to only use more autonomous actions with small groups. So we can only do graffiti, banner drops, these sort of things. What is interesting to see is how the Dutch state also makes exceptions for these multinationals to do come together, while it's forbidden to see your family. People were sent out of trains. Multinationals are allowed to have their shareholder meetings with more than 30 people present. And also, this is also the case for Shell. And this is where we had planned our mass action to take place this year. So it cannot be a mass action, but we will try and be present in a safe way and keep demanding climate justice and a dismantlement of this of these companies and to the oil industry and all other fossil fuel companies we see worldwide. I think this is what I wanted to say. I'm really sorry I cannot speak Italian, so I don't know what the other ones of you have been saying. But thanks a lot, and it's really nice to be with you and send solidarity from another country. So yeah, I'll pass it over again. Thank you. Okay. Thank you, Nina. Thank you for all. Ora lascio la parola a Giovanni di Ecologia Politica Bologna. Ok, se mi sentite. Sì, sì, Giovanni, ti sentivamo. Riesco a attivare la webcam, quindi andrò senza. Noi come Ecologia Politica Bologna volevamo portare un intervento che si riferisse in particolare a quanto i flussi di merci siano stati dirimenti nella diffusione del Covid-19 e quanto proprio rispetto a questa tematica si possano anche sviluppare delle prospettive di lotta importanti. Andrò spedito e taglierò un po' di cose con l'accetta per rimanere nel tempo. Ecco, da sempre è noto come certe malattie negli esseri umani si propaghino proprio tramite gli spostamenti degli stessi esseri umani. In particolar modo la correlazione sta rispetto al commercio e alla guerra, due aspetti che sono anche estremamente legati l'uno con l'altro. Se prendiamo qualche esempio, se la peste nera ci ha messo anni per essere incisiva a livello globale, sempre secondo certe rotte commerciali, invece la febbre gialla nel
La febbre spagnola, scusate, nel 1918, seguendo le rotte delle battaglie, dei flussi di merci militari, appunto della prima guerra mondiale, ci ha messo invece giusto qualche mese per essere incisiva a livello globale. Questo quindi ci mostra come l'avvento del capitalismo abbia anche prodotto un drastico aumento di velocità di incidenza e di diffusione di certe malattie, di certi virus. Se invece andiamo ad analizzare appunto la questione rispetto proprio a un capitalismo avanzato, un capitalismo just in time, vediamo come nell'odierno presente appunto una pandemia si sia sviluppata nel giro invece di pochissime settimane. Quindi vediamo come il capitalismo non solo abbia permesso l'emergere di un virus a noi sconosciuto, non mi starò a dilungare ora, è già stato fatto abbastanza su quali siano le responsabilità delle monoculture, degli allevamenti intensivi rispetto a questo nella devastazione degli ecosistemi e dello scompensamento degli equilibri fra specie, ma di fatto il capitalismo ne ha quindi anche determinato la diffusione. Secondo proprio anche questioni importanti proprio rispetto a rendere sempre più veloci un commercio anche di quello stesso elemento di commercio estremamente importante per l'economia capitalista, che è quello anche dell'alimentazione, quindi anche quella stessa carne infetta, ma anche andando appunto a cercare di velocizzare tutte queste procedure e rendere tutto più i flussi sempre più istantanei, anche dando una scarsa attenzione sanitaria e un risparmio pure sulle misure di prevenzione. Ecco, numerosissime mappe di tracciamento ci mostrano come questa trasmissione comunitaria non sia casuale come vogliono farci credere, ma quanto invece la concentrazione di infezione coincida proprio con le concentrazioni di produzione, i centri di trasporto, i magazzini. Ecco, e poi ci dicono che la colpa è dei runner, ma vabbè, allo stesso tempo è stata prontamente pure sfoderata la retorica dell'azione pronta da parte degli stati, per la salvaguardia dei cittadini, chiudendo i confini agli stati, no? È stata una delle prime cose che è stata fatta e decantata come chissà quale grande azione, quando in realtà poi i confini, per le merci, per i flussi di merci non sono mai stati chiusi. E questo ci dimostra ancora una volta come un certo tipo di retorica che specula sulle vite delle persone venga utilizzato in realtà per poi fare sempre il bene del profitto, e del capitale. Ecco, quindi vediamo come in questo scenario di fatto i governi continuino, a favorire il neoliberismo, quindi, la sua salvaguardia. Che nel frattempo, il liberismo cerca anche di sfruttare la crisi per radicarsi ancora di più, mentre, la salute di persone e territori viene sacrificata per il profitto. Infatti, proprio per sopperire alle conseguenze di una pandemia sull'economia, stanno avendo meno tutele dei lavoratori, norme ambientali, il tutto per facilitare il flusso intensivo di merci, mosse da un settore, quello logistico, che oggi più che mai si dimostra essere vitale per il capitalismo, specialmente in condizioni come quelle odierne, in cui le consegne a domicilio sono essenziali per la distribuzione, anche se questo va oltre la consegna casalinga, perché non si può produrre niente, non si può garantire nessun servizio se ciò che lo permette non viene fatto e spostato dalla mano del lavoro. Ecco, se questi circuiti hanno sì contribuito al diffondersi della pandemia, è anche vero che le azioni dei lavoratori e delle lavoratrici su di essi possono contribuire a creare nuovi rapporti di potere di classe importanti, vista proprio l'essenzialità di questi circuiti. Ma non solo, la supply chain ci mostra come oggi tutti i settori lavorativi siano connessi nel globo, quindi le azioni di tutte le lavoratrici, di tutti i lavoratori possono avere un impatto che vada oltre l'immediato posto di lavoro. Però è necessaria una collaborazione molto vasta per potersi permettere di fare cortocircuito, tenendo conto anche di uno scenario in cui tra il rischiare la vita e il non mangiare. Quindi vado e chiudo
e anche per far fronte anche alle conquiste che sta facendo il neoliberismo, è bene riappropriarsi pure di quel sogno di essere realmente interconnessi senza limiti e confini, quella cosa bellissima che sogniamo tutti e tutte sparsi nel globo, perché appunto il sistema globale non ha unito le persone, ha semplicemente allungato i propri tentacoli di sfruttamento ovunque. Quindi le lotte devono intessersi a livello mondiale e mirare alto, però, per poter puntare comunque a una vita in cui si possa accedere non solo ai propri bisogni, ma anche ai propri desideri, anche tramite una battaglia che si sta delineando essere estremamente essenziale per un uso della tecnologia e anche della consegna, dediti alla reale interconnessione, allo sviluppo del benessere di persone, territori, del vivente tutto, e non del profitto mortifero che si riproduce devastando la biosfera. Ok, grazie Giovanni. Ricordo a tutti e tutte di stare nei 5 minuti e ora invece un video intervento che ci mandano dalla Germania Laura di Ende Gelände. Hello everybody, I'm Laura and I'm active in Ende Gelände. Ende Gelände is a... Hello everybody, I'm Laura and I'm active in Ende Gelände. Ende Gelände is a coalition of groups and individuals based in Germany, and we fight for climate justice by organizing mass actions of civil disobedience in open pit coal mines. I'm happy to be able to talk to you today. I had planned to come to the initial meeting in Venice to tell you more about how we made Ende Gelände a success. Now the corona pandemic has changed significantly the social and political framework in which we work, and I'm going to tell you in the following a bit about how we see the pandemic and how we adapt to the new situation. To make it clear from the start, the positive outcomes of the lockdowns for climate and nature are a nice side effect, but from a climate justice perspective, it can be never positive when people all over the world are suffering, and the persons that are suffering the most are again those in the global south. Nevertheless, we have to take the corona pandemic and the following economic crisis as a window of opportunity. The following months will change drastically the way how economy, states and societies work. How these changes will look like also depends on the social movements and the climate justice movement as part of them. Governments now will heavily invest to reduce the economic recession. If this is not done in a climate-friendly way, there will be no time and money left for restructuring the economy afterwards. The upcoming crisis might be the last chance to create a climate-just world before climate change accelerates. When we started Ende Gelände, we demanded climate justice more from a north-south perspective and focused on the immediate phase-out of coal. We also demanded a just transition for the workers, but in general, we wanted more to create a strong and focused narrative instead of criticizing everything within the system. By this approach, we were able to bring the climate issue into the public discourse. Within the following years, we started a discussion about how a climate-just society can look like and also extended our demands. We also started to work with groups outside the climate bubble, like refugees, initiatives, and anti-fascist groups. And also by this, we diversified our demands. Now, in the middle of the pandemic and inside of a new global economic crisis, we are intensifying these efforts of broadening our demands and networks. For us, climate change can only be stopped by overcoming the capitalistic way of production and the structure of society, which is based on patriarchy, racism, and other forms of oppression. The pandemic and the helplessness of the states to deal with it adequately is just another symptom of the system that we want to overcome. Thus, we have to bring together all those fighting for a just world. We need to spread the message that fighting climate change is one facet in the fight for a just world. With accelerating climate change, also the best healthcare system will be overwhelmed by the resulting catastrophes
And stopping climate change is worthless if people lose their income and don't know how to maintain themselves and their families. Right now, we are in the discussion what practical demands to reach a climate-just system can look like. But what is still very much missing is with which kind of action we can bring these demands to life. By blocking coal infrastructure with our bodies, we have found a powerful form to demand the end of lignite mining and burning. But what are the powerful tools to demand investments into care systems? Especially if people should not meet in large groups as during the pandemic. Another open flank is a European perspective. Ende Gelände is putting a lot of effort in supporting climate, the European climate justice movement, groups and networks. Anyway, we don't have any specific European demands. Likely this is based on the fact that from a German perspective, the European Union is not seen as a significant factor in national politics. We know that this is very different for the countries in the south of Europe, and we are open to start a discussion on how a perspective for a climate-just Europe can look like. The corona pandemic is a turning point. Now we have to make sure we are turning into the right direction towards a climate-just world. Perfetto, e ora lascio la parola a Federico di Ecologia, del Collettivo di Ecologia Politica di Milano. No, ho Federico, ok. Ciao, mi vedete? Mi sentite? Ti sentiamo, non ti vediamo. Riprovo un attimo. Andrò senza video, scusate. Va bene, allora, innanzitutto grazie a tutte e tutti per il contributo che è stato dato a questa discussione, che in questo momento è assolutamente fondamentale e importante proprio per la situazione che stiamo vivendo. Connettere la crisi climatica e la pandemia è stata un'operazione tutt'altro che scontata, proprio per, come abbiamo visto anche nel primo periodo e purtroppo anche tuttora, le mistificazioni sull'origine di questo virus sono tante, abbondano e girano. Inquadrare questo virus e quindi la diffusione di questo virus e di probabili altre nuove pandemie all'interno del più, complesso, della più complessa crisi climatica e ambientale è una strada giusta per cercare di capire anche poi come trovare possibili soluzioni a questa situazione qua. In questo momento qua in Italia stiamo vivendo una situazione veramente particolare, perché quello che in un qualche modo ha rappresentato la quarantena è stata una situazione a dir poco anomala, se non eccezionale. Il fatto che appunto si sia dato un blocco d'arresto completo e quindi anche una profonda crisi economica, che è quella che sta già in un qualche modo si sta già verificando, ha portato a delle conseguenze e soprattutto ha portato a far esplodere delle contraddizioni che già esistevano prima e che, come molti hanno già sottolineato, questa crisi ha solo accelerato e accentuato. Io, visto che il quadro teorico è stato già fatto da chi in un qualche modo sa farlo anche più di me, vorrei portare solo un esempio giocando un po' con le parole, parafrasando altre persone. Io chiamerei un modello Milano, no, che si sta esprimendo. Nella città dove in un qualche modo è partita la pandemia, o comunque è stato un po' l'epicentro, no? La Lombardia, Milano e la provincia di Milano un po' è stata anche una delle regioni più colpite, proprio
proprio all'interno di questo contesto si è creato, diciamo, un circuito solidale, una rete di compagni e compagni, ma non solo, anche di tanti che non avevano mai fatto prima di questo momento attivismo. Si è creata questa rete che in un qualche modo sta veramente ponendo un argine a una situazione che altrimenti sarebbe disastrosa. Per noi compagni questa rete è uno strumento assolutamente fondamentale, oltre che per questa fase, per quella che verrà dopo, perché è solo attraverso lo sviluppo e l'affinamento di questi strumenti che ci permettono di entrare, e di questi dispositivi che ci permettono di entrare all'interno delle realtà dei quartieri popolari, ad esempio, o appunto in situazioni periferiche della città che altrimenti prima attraversavamo anche abbastanza raramente. Solo facendo questo tipo di lavoro, che è un lavoro appunto di cura del territorio e delle popolazioni che vivono i territori, che possiamo creare una base stabile per poi provare in un qualche modo a riconfigurare i rapporti sociali esistenti all'interno della metropoli. Perché qua si dà una posta in gioco enorme, no? Cioè, sul fatto che, come dicevamo prima, serve un cambio di paradigma forte, ma il cambio di paradigma forte e radicale vuol dire partire anche dal piccolo, quindi da riconfigurare i rapporti sociali e soprattutto combattere l'isolamento, perché combattere l'isolamento oggi è la battaglia numero uno che in un qualche modo deve essere messa all'interno delle nostre agende politiche. Perché l'isolamento è diciamo, il problema che vivono tante realtà periferiche in Italia, che sono abbandonate completamente dallo Stato, dalle istituzioni, e in questo momento per noi riempire questi buchi vuol dire garantirci una base sociale da cui poi ripartire e all'interno della quale costruire politicamente un'alternativa, che è quello che è un po' di cui abbiamo discusso molto proprio durante questa giornata qua. È solo affinando questi strumenti che noi riusciremo in un qualche modo a rappresentare veramente un'alternativa ed avere una forza per in un qualche modo anche ribaltare l'esistente, perché altrimenti lasciamo che l'isolamento, la disperazione abbiano il sopravvento su chi in questo momento sta subendo più degli altri la crisi, perché come al solito questa crisi verrà scaricata sui più poveri, su chi vive proprio in queste situazioni di quartieri popolari. Così, e ora concludo, combattere l'isolamento, l'emarginazione e la marginalità sociale che viene prodotta da questa crisi, viene accentuata, è secondo me uno dei punti principali su cui bisogna orientare i nostri sforzi come organizzazioni politiche. Grazie. Grazie Federico. Ora invece mandiamo un video, sempre un contributo dalla Germania, di Andy L. Dear comrades and friends, my name is Anne. I am from the Interventionistische Linke, a radical left organization from Germany. We are doing radical left politics and also we do civil disobedience for climate justice. Last year I had the chance to be part of the Venice Climate Camp, and it was great to bring the topics of global justice and climate protection to where we want them to be, on the water directly in front of the destructive Grandi Navi, with a demonstration on the street, and of course onto the red carpet and into global media. To continue this dynamic and strength of the movement, the meeting at the beginning of April would have been an important event. We are currently experiencing again and again how our groups and processes are being paralyzed by the pandemic. So this online meeting and the discussions that take place here and now are crucial. This is especially true because at the moment we have to discuss and rediscuss all strategies. In Germany, for example, people and politics are now talking about how the economy can be strengthened again after Corona. And here that means supporting the car industry or rescuing airlines,
which definitely won't go together with meeting any climate goals. It is possible that we will soon slip into a discourse that says either economic recovery or climate protection. And that is what we always say. Capitalism and a healthy climate do not go together. But this is why we must now consider how we can move forward, why we have to find new points to be made. It would be fatal if climate protection was now to provide a pretext to justify shifting the bad consequences of a crisis to people who are already precarious or in need of protection. We must be clear with whom we are standing together. For this, we definitely need a politicization of the crisis, because at present we are experiencing the opposite, especially in the discourse on climate. The pandemic is ascribed to be a natural, external pause in the destruction of the climate. But this pause is, of course, caused by humans and could be continued and shaped. We must make this clear too. But to do so, we have several options which we are discussing in our organization right now. By now we aren't sure yet what has to be done, and it would be great to hear your opinion. On the one hand, we may have to become more realpolitik, or at least get involved in current negotiation processes. At the moment, these negotiations seem to be still open, maybe more open than for several years, and different futures are imaginable. But already now, immense sums of money are going to be shifted, which will determine directions and possibilities. If we want redistribution to be fair rather than bottom-up, then we might have to fight over figures. On the other hand, politicization always needs radical demands. We are not just concerned with climate protection, but with climate justice. And in particular, global justice is no longer even being talked about. It is our task to take strong positions. We must continue to demand safe routes to Europe, and also reparation payments for former colonized countries, not in spite of, but even more so because of the crisis. And of course, we must demand offensively that no money at all goes to destructive, exploitative industries, but instead to a social infrastructure for all. In addition, we have to make sensible use of structures we have or that have developed now. Social centers, community-supported agriculture, commons projects can take on a new role in times of crisis because they show alternatives that can work. This is how we discuss the possibilities we have as a radical left. We need exchange and discussion spaces where we can come together, from different movements as well as transnational from all over Europe. Let us find out together what needs to be done and then realize it together. Let us try to form a broader, strong movement for a just transition or a just revolution now. Perfetto, ora passo la parola a Renato della campagna per il clima fuori dal fossile e si prepara Virginia per il Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto. Mi raccomando i 5 minuti, quando mi vedete comparire significa che i 5 minuti sono finiti. Ok, ciao a tutti. Sono Renato dell'Abruzzo e anche della campagna per il clima fuori dal fossile. Io penso che sia molto importante che si riesca a far capire in generale la connessione fra le tre crisi che viviamo, quella economica, quella climatico-ambientale e quella sanitaria, perché se non si capisce questo ovviamente poi è difficile portare avanti un impegno conseguente. E noi, cioè io penso che si debba, diciamo così, risolvere la crisi che abbiamo, soprattutto quando si andrà a riprenderci l'agibilità politica sui territori. Dico questo perché non bastano le analisi giuste, anche se sono importanti, ma serve capire come questo nuovo linguaggio, questa rivoluzione, quello che vogliamo fare, si innesta poi nel corpo sociale reale. Abbiamo un corpo sociale di cui non sappiamo esattamente le reazioni complessive, perché è un corpo sociale che è stato chiuso all'interno di una gabbia
temporale e politica in cui la narrazione è stata a senso unico, e quindi dobbiamo cercare di essere, secondo noi, molto chiari nelle cose che vogliamo, e soprattutto rendere queste cose che vogliamo molto più ampie che del giro classico con il quale noi parliamo e discutiamo. Ripeto, proprio perché dovremmo capire diciamo che cosa fa il corpo sociale in generale, non soltanto quello che è più vicino a noi o che conosciamo noi a partire da dalle esperienze che facciamo. Perché sappiamo benissimo, cioè, che c'è un capitalismo molto caotico, ma che ha chiaro, cioè, come continuare a fare profitto, ed è attraverso la devastazione dei territori e insieme dei diritti sociali e politici. E quindi è molto importante. Io dico che per fare tutto questo noi come movimenti dovremmo, diciamo così, lavorare anche molto di più a livello organizzativo su due temi fondamentali, che è quelli del rapporto tra lavoro e cambiamento climatico e ambiente, perché è un tema che affrontiamo non affrontiamo mai nel concreto, e quindi diciamo così, le forze sindacali legate alla rappresentazione ancora fordista del mondo continuano a dare punti e noi non riusciamo a interferire in questo discorso. E l'altro è quello della comunicazione. Visto che in questo periodo, cioè, la nostra comunicazione è stata quasi inesistente rispetto a quello che c'era, perché comunque non abbiamo potuto utilizzare tutti i mezzi che precedentemente avevamo, eccetera, dobbiamo porci il problema di avere una comunicazione generale che ci dia più spazio di intervento e di legame con le persone. Dal punto di vista delle attività che facciamo come movimento, come campagna per il clima fuori dal fossile, stiamo cercando di individuare, abbiamo individuato una piattaforma e dei punti concreti di lavoro, e dopo aver individuato questo, però, stiamo cercando di allargare il dibattito su come avviare una campagna nazionale finalmente per il clima e fuori dal fossile, a partire dalla realtà che abbiamo in questo momento. Per questa ragione abbiamo indetto per il 9 di sabato 9 una assemblea, come una webinar assemblea, diciamo, nella quale cominciare ad affrontare i nessi che si possono costruire tra clima, devastazione ambientale, fossile e giustizia sociale. Ripeto, non un'assemblea che parli di tutto, ma un'assemblea che, a partire dai temi concreti che i territori affrontano, cerchino i nessi e le connessioni necessarie ad intervenire mano a mano che ci riprenderemo gli spazi di agibilità politica nei nostri territori. Noi pensiamo che, ripeto, è molto importante chiarirci il perché delle crisi, il come, eccetera, ma è anche importante organizzarci per essere alternativi a questo sistema. Senza organizzazione io penso non si possa fare niente. Un'organizzazione che parta dal basso, ma dobbiamo essere più organizzati. Anche 10 secondi in meno ho parlato. Esatto, bravissimo. Grazie Renato, ti invito a chiudere la webcam così lasciamo spazio ai prossimi interventi. Virginia del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti di Taranto, e si prepara Fabrizio di Trivelle Zero Marche, si prepara. Virginia, non ti sentiamo, hai il microfono acceso? Ok, ora sì. Va bene, io riassumo brevemente quello che scrivevo prima rispetto all'intervento di Elena e la domanda che fa Caponarrapelle, no, era come ci faranno uscire, quando usciremo e come ci faranno uscire. Quindi è evidente che il momento attuale è quello che ci costringe a pensare a cosa fare, no? Anche nell'immediato. L'idea di utilizzare questo tempo per combattere il modello di sviluppo che invece fuori si sta rafforzando è una certezza, un po' a quello che chiedeva lei, no? Perché ci si chiedeva se si stesse rafforzando questo modello economico. La risposta è sicuramente sì, perché da noi a Taranto, per esempio, dicevo, il DPCM
ha garantito la continuità delle attività produttive a ciclo continuo, che significa che il modello estrattivo non va fermato. Quindi questa è una risposta certa. Allo stesso modo, la ridistribuzione dei capitali, degli investimenti attraverso gli istituti bancari è anche quella una certezza, perché l'Intesa San Paolo, per esempio, è uno degli istituti maggiormente creditori rispetto all'ex Ilva, no? Quindi non c'è dubbio che questo sia il modello che i governi vogliono mantenere in piedi. Quindi noi che cosa possiamo fare? I movimenti cosa possono fare oltre a condividere delle piattaforme? Era questa un po' la domanda che ci ponevamo tutti: come far convergere le lotte e quali strumenti usare? In effetti, un po' la risposta è arrivata, per quanto mi riguarda, sia da Stefania Barca che da Laura, no? Di Ende Gelände, perché in effetti, che possiamo fare? Usare gli strumenti di cui disponiamo già. E quali sono? Sono queste piattaforme condivise ampiamente, quindi la proposta del Green New Deal, con all'interno la richiesta dell'istanza, no, per il reddito di cura, va sicuramente diffusa, portata a conoscenza e fatta sostenere da un maggior numero di persone possibili. L'altro percorso da battere senz'altro è quell'apertura mostrata da movimenti come Ende Gelände, capaci di utilizzare il proprio corpo per ottenere dei grossi risultati, per delle azioni dirette importanti. È uno strumento, è un'apertura da non sottovalutare, perché il comprendere da parte loro delle dimensioni, diciamo, delle istanze, delle rivendicazioni che sono proprie di paesi del Sud Europa, che non li riguardano, diciamo, proprio direttamente, è qualcosa che a noi del Sud Europa può riuscire particolarmente utile. Quindi la condivisione e la conoscenza, diciamo, la frequentazione con movimenti di disobbedienza civile è senza dubbio una pratica che quantomeno nel sud dell'Italia deve prendere piede. E laddove possibile ricorrere alla pratica dell'utilizzo dei corpi per azioni dirette. Diciamo che, per esempio, le dimensioni dell'Ilva rendono questa pratica un po' più difficile. Però sicuramente le azioni devono essere sinergiche, non si può trascurare nessun aspetto. Quindi in parte delle risposte, cioè, me le sono data un po' da sola, però naturalmente, per chi ci risponderà dopo, i quesiti sono questi: cosa possono fare i movimenti oltre ad un continuo confronto e reciproco rapporto di crescita e di arricchimento, e che cosa possono fare le competenze, diciamo, no? Quelle che portano poi alla stesura di piattaforme condivise che possono diventare interlocutrici dirette con quelle istituzioni che invece vanno in un'altra direzione. Questo è quanto. Sono stata velocissima. Ok, perfetto. Grazie Virginia. Chiudi Ciao come a la tutti. webcam, ok? Sì. Lascio la parola a Fabrizio e dopo si prepara Gabriele Notte de Montana. Allora, non so se si sente bene, ho messo un auricolare smartphone per fare sì che si senta bene, magari se annuitemi in chat se l'audio è buono. Si sente. Perfetto. Vabbè, intanto sono Fabrizio dalle Marche. E intanto ci tenevo a ringraziarvi per questo momento di dibattito importante, perché intanto una ripresa di parola sulla questione ambientale, sulla giustizia climatica dopo questi 2 mesi di quarantena dove insomma tutto si è fermato e anche questa avvertenza è stata depennata dall'agenda politica generale dopo invece un 2019 di lotte e mobilitazioni veramente importanti. Quindi, questo primo dato, la giornata di oggi, queste 3 ore sono veramente state dense, di qualità e contenuti. E altrettanto importante sarà come tradurre, la qualità di questo dibattito adesso, nell'immediato futuro e in forma più allargata possibile. Creare luoghi, terreni comuni, proposte pratiche di mobilitazioni, sempre più allargate. Prima, nel primo intervento, Raul Zibecki parlava della TAV, non solo come avvertenza politica, ma come lotta di comunità. Lui parlava di spirito, insomma, penso che intendesse questa dimensione comunitaria della lotta no TAV. Un dato sicuramente importante.
Ci sono comunità reali come quelle della TAV, ci sono comunità immaginate, insomma, nelle fasi più dure di quel conflitto un po' tutti noi ci siamo sentiti no TAV, giustamente, insomma. Moltissimi in questa fase. Pronto? Mi senti? In questa fase. Scusate? Posso continuare? In questa fase, dicevo, dovremo andare oltre le bandiere unificanti e creare invece una generalizzazione del conflitto ambientale, in forme in cui tutti si possono e debbano sentire protagonisti dentro una cornice comune. In questo senso riprendo un po' quello che diceva Renato prima, insomma, che questo incontro di oggi, insomma, sarebbe bello e interessante se l'appuntamento della call invece di sabato prossimo possa costituire un prolungamento, un valido compendio, insomma, sempre in una logica di una discussione completamente aperta e tutta da arricchire, perché insomma la fase è questa, quella di creare una cornice comune, che per noi è quella per il clima fuori dal fossile, quella del fatto che la transizione energetica e la decarbonizzazione non può essere interpretata come incentrata solamente sul gas metano, ma è una transizione energetica che va sospinta molto oltre. Dobbiamo assolutamente bloccare l'intreccio tra gli interessi delle lobby che vogliono un'Italia hub e piattaforma europea del gas. Insomma, noi, dati Snam, in un sistema già saturo come il nostro, che veicola 110 miliardi, di metri cubi di gas, noi ne consumiamo appena la metà, solo 64. Eppure abbiamo la TAP, abbiamo la rete adriatica Brindisi-Vinerbio della Snam. Abbiamo il metanodotto marchigiano che creerà un nuovo sbocco per il possibile rigassificatore dell'API e quindi insomma interpretiamo questo 9 maggio. Poi insomma ho visto che sull'uomo di Global c'è anche la chiamata, la piattaforma di questa campagna che comunque è assolutamente aperta, che vuole aprirsi, non vuole essere un elemento puramente narrativo, ma di riflessione operativa e programmatica per quello che c'è possibile in questi mesi di quarantena. Chiudo con un ultimo dato, insomma, tra le varie proposte che si fanno, secondo me una cosa merita di essere sottolineata. Lo Stato italiano dà circa 20 miliardi di fondi pubblici alle aziende del fossile, ogni anno 20 miliardi di euro. Per le aziende del fossile addirittura, e noi dovremmo capire come impattare anche la dimensione del pubblico e come stornare queste ingenti ricchezze verso la sanità pubblica, verso progetti di riconversione e di comunità e energetiche, verso i tanti siti SIN. Io sono di Falconara, quindi abito in uno dei tanti SIN italiani, siti da bonificare di interesse nazionale, è un sito che ricopre quasi la totalità della provincia di Ancona, una delle zone a più alta densità demografica del centro Italia. E quindi, insomma, secondo me noi, se riusciamo a trovare quei momenti, quei luoghi giusti per aprire un terreno comune, far rendere protagonisti i tanti comitati, anche piccoli, locali, periferici, sparsi nel territorio, potremmo riprendere, insomma, potremmo riprendere il cammino che si è adesso solo parzialmente interrotto. Vi ringrazio a tutti e lascio la parola così faccio proseguire gli ultimi quattro che vedo scritti. Grazie. Grazie Fabrizio. Allora, io lascerei la parola a Gabriele Nocche de Montana, non so se ha la webcam, e poi si prepara Cosimo Nota Brindisi. Gabriele, ci sei? Gabriele, per parlare devi cliccare sul disegno del microfono che trovi in cima alla tua sinistra e diventa verde. Ok, si sente? Sì. Scusi.
Sentite, benissimo. Buongiorno a tutti e grazie a tutte e grazie per questa bella iniziativa. Insomma, io intervengo come Comitato Nope de Montana. Noi ci occupiamo appunto di quest'opera pubblica, del contrasto a questa grande opera e più nello specifico, insomma, volevo ritornare su una presa di posizione della settimana scorsa, appunto, che abbiamo portato avanti come comitato, che in un certo senso è anche un appello a tutti coloro che si occupano di opere pubbliche e di spesa pubblica in questo senso inutile, molto spesso e quasi sempre, insomma, è sempre dannoso per l'ambiente. Noi negli anni, insomma, abbiamo tentato con varie argomentazioni di bloccare questa opera, con argomentazioni in relazione all'illegittimità dell'opera, in relazione all'inutilità dell'opera, ai costi. Ricordo che questi 95 km di superstrada costeranno più di 15 miliardi di euro e chiaramente, e qui entro più nello specifico, abbiamo tentato di bloccare quest'opera anche da un punto di vista di danno ambientale, essendo questa un'iniziativa che verte sull'ambiente, ripercorro molto brevemente, insomma, il danno. Parliamo di 7.500 pozzetti che scaricheranno inquinamento in falda, parliamo di più di 20.000 ettari di consumo di suolo pubblico inutile, parliamo del rischio del passaggio accanto a un deposito del gas di questa grande opera, di zone di protezione speciali che vengono messe a rischio, messe a repentaglio nel loro ecosistema e da ultimo, insomma, e lo vediamo nel percorso di lavori, di interramenti di materiali inquinanti, in primis amianto. Nonostante le molte argomentazioni che noi abbiamo adotto negli anni, non siamo rimasti, non siamo riusciti a essere egemoni, non siamo riusciti a comportare una soggettivazione di lotta importante che andasse a fermare l'opera. Abbiamo ritenuto che in questa fase, insomma, ci possano essere ulteriori argomentazioni per provare a rilanciare una saldatura importante tra quelle che sono le questioni sociali che verranno avanti e quelle che sono le questioni ambientali legate alle grandi opere. Riteniamo, insomma, che sia necessaria, e ci appelliamo anche agli altri comitati che lottano contro le grandi opere in questo senso, una saldatura tra tutte quelle vertenze che emergono e che sono rivendicazioni in positivo, rivendicazioni col segno più, parlo dell'intervento economico diretto, dell'intervento sociale legato alla casa, è una battaglia che portiamo avanti in Veneto. Dove ci sono 5.600 appartamenti sfitti, interventi legati alla sanità, interventi legati alla riconversione ecologica dell'economia. Anche qua veniva citata prima in relazione alle Marche un sito di interesse nazionale per quanto riguarda la bonifica. Anche qui in Veneto, insomma, abbiamo Porto Marghera, abbiamo situazioni di rilancio economico, di riconversione economica in ambito ecologico e di riparazione dei danni che si sono fatti nei decenni all'ambiente, che sarebbero fondamentali e che sarebbero prioritari. Ecco, penso che l'argomentazione che vada rilanciata come comitati delle opere pubbliche sia proprio la priorità di interventi sociali di questo tipo e di interventi di rilancio rispetto a quelle che sono le spese. Su questo terreno, su questa saldatura, io credo si possano trovare delle forme di nuova militanza importanti a bloccare le opere pubbliche, da parte appunto di tutti quei soggetti coinvolti in queste vertenze in positivo. E chiaramente anche queste vertenze sociali hanno bisogno di una narrazione purtroppo che avviene molto spesso, cioè quella che i soldi non ci siano, venga radicalmente smontata alla radice. I soldi ci sono, è bene ribadirlo, e è bene, noi riteniamo, insomma, provare a mettere insieme
le molte vertenze sociali che avranno un segno più e le vertenze che noi portiamo avanti da anni in termini ambientali e che devono avere oggi più che mai il segno meno in quelle che sono che è l'intervento pubblico. Grazie ancora a tutte e a tutti. Grazie Gabriele. Ora abbiamo gli ultimi tre interventi segnati, quindi lascio la parola a Cosimo, Notap Brindisi, e poi si prepara Michael del Comitato Città Vecchia Taranto. Vai Buonasera, pure, mi Cosimo. sentite? Va bene? Mi sentite? Mi sentite? Sentite? Ok. Allora, io inizio con un mio pensiero, no? Come se fossimo stati abituati al senno di poi, e noi arriviamo sempre in ritardo sulle questioni, e questo è un limite che noi abbiamo da tanto tempo e che non riusciamo mai a superarlo. E queste cose le sapevamo, quello lì che abbiamo detto stasera, no? Quello lì che è stato detto stasera, queste cose qua già le sapevamo e le avevamo dette anche in tempi non sospetti, quando prima della crisi, perché erano evidenti tutte le contraddizioni che venivano da un sistema iperliberista, ipercapitalista, che stava dando dei colpi di coda fenomenali al sistema, creando sempre di più, allargando sempre di più la forbice tra i ricchi e i poveri, e dentro non ci stava un discorso di redistribuzione del reddito e dei diritti sociali. Quindi queste cose noi le dicevamo, e adesso con questa crisi del virus non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma abbiamo avuto la dimostrazione palese, lampante, che tutto quello lì che dicevamo corrispondeva al vero, no? Quindi come se avessimo, diciamo così, la conferma di aver avuto ragione in quello lì che pensavamo. Però forse noi abbiamo mancato di lungimiranza, forse noi abbiamo mancato anche di volontà di poter portare avanti dei ragionamenti a livello non solo territoriale, ma anche a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale. Quindi abbiamo avuto questi grossi limiti e adesso stiamo riscoprendo l'importanza di trattarli proprio in questa maniera, proprio in virtù di questa nuova situazione che si è venuta a creare, che determinerà dei mutamenti sugli scenari. Avremo dei riposizionamenti del capitale. E quindi avremo veramente molte difficoltà ad affrontare tutti questi argomenti. Per cui noi dobbiamo fare uno sforzo e dobbiamo andare avanti con delle azioni e delle iniziative qualificate, perché solamente in questo modo riusciamo innanzitutto a creare una condizione di partenza che mette insieme tutte le nostre discussioni. Perché abbiamo bisogno di idee e abbiamo bisogno anche di farle camminare, di farle muovere queste idee. Ce n'abbiamo veramente forte bisogno. Quindi va bene l'analisi, va bene la teoria, però dobbiamo passare anche ai fatti, dobbiamo passare anche all'atto pratico. E di cose da fare ce ne stanno, veramente tante ce ne stanno. Quindi abbiamo bisogno di tradurre tutto quanto in azioni, in atti concreti, e sviluppando tutte quelle iniziative che nel prossimo futuro, a breve, a medio e a lungo termine, devono poter condizionare le scelte politiche o di questo paese o dell'Europa o addirittura del mondo. E quindi, usando il grimaldello della lotta ai cambiamenti climatici, potremmo fare grandi cose, però abbiamo bisogno di volontà e abbiamo bisogno anche di impegno e responsabilità su queste questioni, perché noi questa è un'iniziativa che si sta facendo, che sta portando avanti, ma ce ne stanno tante altre iniziative che nascono dalle stesse spinte che noi abbiamo in questa sera trattato. Quindi questi argomenti sono argomenti trasversali, sono argomenti diciamo così, che riguardano tantissime realtà, per cui noi abbiamo anche bisogno di incanalare tutte queste realtà per fare
un discorso più unico, più corposo e che sia il più incisivo possibile. Ci sono tante assemblee sparse in questo territorio, tant'è che sabato 9 ci sarà questa assemblea del percorso per il clima fuori dal fossile e quindi è segno evidente che c'è questo bisogno di fare delle cose, però dovremmo cominciare veramente con spirito di servizio, con spirito di diciamo così, di collaborazione, senza fughe in avanti e senza che nessuno rimanga indietro, abbiamo bisogno veramente di stare insieme, perché solamente insieme possiamo creare le condizioni per un cambiamento reale e che incida fortemente su quelle scelte politiche sciagurate che abbiamo nel prospetto. Perché all'uscita della crisi, la prima cosa che farà il governo bloccherà i cantieri delle grandi opere inutili, quindi anche su questo pezzo dobbiamo stare sopra. Ecco, io ho finito il mio intervento, grazie. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, grazie Cosimo. Ora lascio la parola al penultimo intervento. Cosimo, per cortesia, chiudi la webcam. Lascio la parola al penultimo intervento di Michael, città vecchia Taranto, e si prepara Alessandro di Recommon. Michael, accendi il microfono. Ciao a tutti e a tutti, mi sentite? Mi vedete anche? Ok. Ciao a tutti e a tutti, ringrazio sia le compagne e i compagni che hanno dato vita a questo confronto allargato e collettivo, sia voglio ringraziare tutti i contributi prodotti fino adesso, i preziosi contributi che sono stati prodotti fino adesso. Vado subito all'intervento e quello che voglio cercare di mettere un attimo in analisi è la comparazione tra quello che sta succedendo sul territorio tarantino e quello che stiamo vivendo a livello globale da questo punto di vista. L'imposizione del modello dell'industria pesante a Taranto non è solo determinato, da come ben sappiamo, dal stabilimento siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, ma anche da Eni e da Marina Militare. Tutta questa imposizione del modello industriale va a determinare una logica capitalista, produttiva e riproduttiva che da 55 anni sul nostro territorio, diciamo, colonizza i nostri corpi e il nostro territorio. E contemporaneamente va a definire una geografia politica dove praticamente una specifica parte della subalternità della nostra comunità è relegata all'esclusione sociale e al disastro ambientale e biologico. All'interno di questa logica dobbiamo dire che avviene un duplice processo. Da una parte a Taranto si nota come lo sfruttamento, ecco, del lavoratore, dell'operaio in fabbrica, sia anche, come posso dire, esteso e determinato all'interno della colonizzazione di tutto il contesto sociale, attraverso un processo proprio di disciplinamento, ecco, dei nostri corpi, dinanzi alle plurime malattie. Questo secondo me è un concetto molto importante oggi di come noi ci rapportiamo al rischio, alla malattia, e la malattia è intesa non solo come vulnerabilità, ecco, della salute fisica, ma anche e soprattutto mentale. Rispetto a questo, io penso che l'esempio più lampante, ne abbiamo avuti tantissimo in questo periodo, ma una cosa che mi ha, come posso dire, mi ha maggiormente fatto riflettere è che 3 giorni fa un operaio dell'ArcelorMittal si è suscitato in quanto depresso e la sua depressione era causata da una precarietà economica che si era alimentata ulteriormente all'interno di questa dinamica emergenziale. Io penso che il rapporto con la malattia e il disciplinamento dei nostri corpi dinanzi ad essa è anche dettata dall'esempio di molteplici associazioni presenti sul territorio tarantino, come Tamburi Combattenti o Le Madri, che in questi termini, secondo me, rappresentano oggi un dato centrale.
che va a riprendere, diciamo, quelle pratiche, quelle esperienze che i movimenti femministi e transfemministi ci hanno dimostrato con lo sciopero riproduttivo dell'8 marzo e che poi in qualche maniera i movimenti contro la crisi della riproduzione sociale sono andati a applicare esprimendo, secondo me, un concetto fondamentale, ovvero riprendere decisionalità sui propri corpi significa riprendere decisionalità sui propri territori. Noi siamo consapevoli come comitato di quartiere che la violenza prodotta da ricatto salute e lavoro ambiente fa parte proprio di un'organizzazione sociale del lavoro di questo sistema capitalista che in qualche maniera si pone proprio in maniera incompatibile con la sopravvivenza umana e non umana del pianeta. Arrivando agli ultimi punti e concludo, noi come discussione rispetto alla solidarietà e le esperienze che stiamo praticando in questo momento, in linea anche col pensiero esposto da Valeria Graziano, noi siamo consapevoli che da una parte la solidarietà partecipata vuole dimostrare, ecco, le evidenti contraddizioni di un sistema incapace di garantire la cura come diritto universale di tutto il vivente, ma d'altro canto noi siamo consapevoli che queste pratiche solidali hanno un potenziale di costruzione di alleanze, di alleanze che vanno politicizzate attraverso la condivisione della responsabilità della cura, e prendersi cura significa soprattutto contrastare quei processi di precarietà esistenziale che questo sistema neoliberale mette totalmente a valore. In questi termini, riprendere decisionalità sui propri corpi e quindi su come in qualche maniera possiamo costruire processi in linea con il nostro modo di essere e di vivere il pianeta. In questi termini vuol dire quindi mostrare l'interconnessione che ci sono, c'è tra corpo e natura. Ecco, vado alle conclusioni, anche per, come posso dire, per condividere un attimo l'ottimismo della volontà all'interno sicuramente di una situazione dove il presente è difficile, all'interno di una condizione dove le sofferenze sono sempre maggiormente invisibilizzate, tanto della forza lavoro operaia, tanto della forza lavoro del lavoro riproduttivo e affettivo, si creano le possibilità e le condizioni necessarie per costruire nuovi immaginari, per costruire nuovi desideri, e questi desideri noi oggi li dobbiamo, come posso dire, intendere all'interno di di un processo politico rivoluzionario. Oggi, secondo me, più che mai la rivoluzione è l'unica e reale alternativa per il benessere sociale di tutto il vivente, e soprattutto, concludo col dire, guardiamo alla marginalità. La marginalità come luogo fisico e non fisico che diviene luogo centrale per costruire pratiche comunitarie e prospettive radicali. E io penso che questo confronto lo dobbiamo costruire collettivamente e lo dobbiamo praticare collettivamente, perché la produzione industriale e i cambiamenti climatici sono l'esito di una crisi ecologica, ma il virus che dobbiamo debellare è il capitalismo neoliberale. Un abbraccio grande a tutte e a tutti, e resistiamo insieme. Grazie, grazie Michael. Ora lascio la parola all'ultimo intervento che abbiamo prenotato, che è stato richiesto, che è quello di Alessandro di Recommon, e poi passo nuovamente subito dopo la parola ad Anna Clara che ci fa un po' una conclusione. Vi saluto Alessandro, grazie. Ciao, ciao a tutte e a tutti, spero mi si senta, fatemi sapere se non è così. Mi volevo ricollegare al tema delle risorse pubbliche straordinarie che si stanno mobilitando in queste settimane, perché se è certo che una riorganizzazione sia già in atto, è altrettanto certo, a mio parere, che il risultato di questa riorganizzazione sarà poi in buona parte determinato da come queste risorse pubbliche verranno distribuite. E al di là poi della dimensione europea di cui abbiamo parlato e su cui si sta molto concentrando il dibattito pubblico anche qui in Italia, c'è poi una dimensione nazionale italiana, perché il governo ha già varato due decreti che contengono aiuti pubblici per le imprese private per un ammontare complessivo di
750 miliardi di euro, quindi davvero senza alcun precedente. Il governo italiano ha scelto di affidare questi aiuti pubblici alle banche, ovvero di affidare alle banche il compito poi di veicolarli al settore privato, di fatto abdicando a un qualsiasi indirizzamento pubblico di come queste risorse verranno utilizzate. E questo naturalmente comporta varie problematicità, prima tra tutti che se saranno le banche a decidere chi si salverà e chi no da questa crisi, lo faranno applicando quella che è la loro logica, che non è certamente quella dell'interesse collettivo, ma è quella di tutelare innanzitutto quello che è i loro interessi economico e finanziari. Che tradotto significa che possiamo aspettarci che le banche daranno priorità a quelle imprese verso cui sono più esposte, così da poter rientrare dei loro crediti. Ma chi sono queste imprese? Non sono certo le piccole attività commerciali, ma sono grandi gruppi multinazionali, quelli che sono più indebitati. E in Italia questo significa le varie Eni, Enel, Snam, ArcelorMittal, eccetera. L'altro punto, l'altra problematica fondamentale è che questi aiuti sono quasi del tutto incondizionati, ovvero il governo ha deciso di non mettere alcun tipo di vincolo o di condizione, né da un punto di vista ambientale né tantomeno climatico, ma non solo. Ad esempio, non c'è alcun obbligo per le imprese che riceveranno questi aiuti pubblici di non licenziare i dipendenti e le dipendenti. Il terzo punto, la terza problematicità che forse sottostà anche a tutte le altre, è che noi ad oggi non disponiamo di alcuno strumento di controllo democratico su queste risorse pubbliche, ovvero ad oggi noi non abbiamo alcuno strumento per sapere chi riceverà questi aiuti, come li utilizzerà e sulla base di quale logica. E questo davvero è inaccettabile. Non c'è stato, secondo me, una grandissima attenzione in Italia su questo tema per ovvie ragioni. Credo sia però fondamentale riportare questo tema al centro del dibattito e di farlo al più presto possibile, perché inevitabilmente poi da come queste risorse verranno distribuite dipenderà in buona parte quello che è, il modello economico e quindi la società che verrà. Grazie.